comeback di Lil Yachty andrebbe studiato. Beh, quindi facciamolo. Il rapper americano esplose tra 2015 e 2016 grazie a singoli come One Night o Broccoli, con cui porta una ventata d'aria fresca nella scena hip hop statunitense. Il suo stile musicale venne etichettato come bubblegum trap e potremmo descriverla come una sorta di trap presa bene Positive Vibes. Dopo un periodo di hype totale ne seguì uno completamente opposto, ma prima di continuare, se non ti vuoi perdere altri contenuti come questo, ti consiglio di seguirmi. Tra 2017 e 2019 rilasciò una serie di progetti e purtroppo nessuno di questi lasciò il segno. La sensazione ai tempi era che non fosse proprio capace di fare un album. Nel 2020, grazie al terzo capitolo di Lil Bo, tornò piano piano in hype e da qui in poi praticamente non ne ha più sbagliata una. Nel 2021 Michigan Boy Boat, un progetto super figo influenzato dal sound Detroit. Nel 2023 Let's Start Here, il vero punto di svolta nella sua carriera. Poi It's Us Volume 1 con i Concrete Boys, addirittura Bad Cameo, un joint album con James Blake, e adesso è tornato a lavorare al suo prossimo disco. Insomma, se c'è una cosa che questo rapper ci ha insegnato è che non bisogna mollare mai. Almeno io la penso così. Tu invece scrivimelo nei commenti.